È notizia delle ultime ore quello del video in cui un medico a bordo della Sea-Watch, una nave da soccorso che è al largo delle coste italiane, che non gli ha permesso di poter approdare per poter sbarcare alcune persone che sono in condizioni estremamente delicate, in pericolo di vita, gente che è sopravvissuta a tortura, a ogni sorta di violenza, e che poi è stata presa e sbattuta su un barcone, come è già successo per parecchi altri, che purtroppo molto spesso non hanno avuto neanche la fortuna di poter sbarcare o di essere soccorsi. Queste persone ci sono riuscite in qualche modo, però ora sono ancora una volta in pericolo di vita perché a bordo della nave non ci sono mezzi adeguati per poterli soccorrere. Non voglio stare lì a parlare di quella gente che con le loro stronzate augura a questi poveretti ogni male possibile fino alla morte, se non la morte stessa e basta. Non ritengo che siano meritevoli di qualunque forma di citamento o di citazione. Io vorrei invece cercare di capire una cosa. Come si può conciliare diciamo così, una situazione del genere con quella che dovrebbe essere invece, pur non condividendola, perché da anarchico non condivido nessuna forma di potere e di controllo, ma con la Costituzione di questo paese. Ecco, il fatto è proprio questo qui. Manca una logica che possa dirsi tale, non una logica forzata, una sorta di vero e proprio, come posso dire, non una violenza fatta con le ragioni di chi non capisce la situazione reale che c'è allo stato attuale dei fatti. Mi scuso se a tratti sarò anche magari per alcune persone del tutto incomprensibile oppure incomprensibile in minima parte. Cerco di trovare le parole, ma dentro di me è forte la sensazione, una sensazione oppressiva che prende il centro del petto, che diciamo così coinvolge tutto il mio stato emotivo. Devo per questo mantenere una certa calma e anche una certa lucidità per poter cercare di dire quello che sento. Com'è possibile, dicevo, poter conciliare questo stato di cose con l'idea di libertà che alcuni hanno in questo paese, di democrazia e di aiuto reciproco che dovrebbe esserci, perché a parole tutti sono bravi, nei fatti abbiamo dimostrato di essere
L'opposto. Intendo, il popolo italiano ha dimostrato spesso e volentieri di essere l'opposto. Un tempo pensavo che fosse una minoranza ad avere questo tipo di mentalità, ma ormai si è sparsa a macchia d'olio. A macchia d'olio un po' in tutto il territorio, in tutto il paese. E basti vedere quello che succede da nord a sud quando ci sono di mezzo delle persone che sono chiaramente di un'altra provenienza, diciamo così, del pianeta e che praticamente senza aver fatto nulla di male si ritrovano a dover subire offese, violenze, tanto verbali che fisiche, spesso e volentieri. Non hanno fatto nulla di male, eppure sono soggetti a ogni tipo di comportamento ignobile, infame, da parte di vigliacchi. Ecco, non posso che definirli così, dei vigliacchi. Ormai gli episodi si vanno sempre più moltiplicando. Questa logica malata che ha, diciamo così, tenuto nascosto buona parte del popolo italiano, ora si è palesata in tutta la sua orrenda natura con l'avvento di questo governo. Sì, perché se con quell'altro addirittura si era arrivati a pensare di fare per i Rom, con quelli del PD, addirittura a fare delle riserve dove metterli, c'era pensato al sud, questa è una cosa vecchia che mi è stata detta tempo fa, molto tempo fa, da una persona che diciamo così, ha del tutto abbandonato l'idea politica dopo che aveva sentito sta storia. E io ne sono felice per lui, ma non per chi viene oggi perseguitato senza ragioni. Cioè, le ragioni ce le hanno le persone che se le vanno a capare, per cercare di poter giustificare la violenza con cui si esprimono. Però, come dicevo prima, questa recrudescenza di atti violenti e infami nei confronti dei più deboli, ma anche degli inermi, delle persone che semplicemente hanno un colore della pelle diversa, si sta sempre più palesando per colpa di questo governo, cioè della gente che c'è al governo. Se poi ci mettiamo anche il fatto che c'è gente che li ha votati in minima parte e che il resto invece della popolazione non ha fatto nulla perché troppo vigliacchi anche questi, come dicevo, troppo pavidi, troppo ignoranti, per poter capire che il voto appaga i padroni e penalizza la massa. E la massa, come diceva qualcuno, è qualcosa che non pensa e che dunque farà sempre la volontà dei padroni. Dobbiamo tenere bene a mente un fatto però. Quello che oggi stiamo facendo contro alcuni popoli lo faremo quando ormai questi stranieri, Rom, quando non ci saranno più questi popoli da perseguitare, tutto questo lo faremo contro di noi. Già succede col nord e col sud da sempre, no? La storia dei terroni, dei polentoni. Ecco, questo
farvi capire che vi hanno fatto entrare dentro talmente tanto odio, talmente tanto disprezzo, tanta rabbia, senza mai pensare a quello che stavate ingurgitando nell'anima, che oggi siete diventati delle bestie. Bestie, perché nel senso stesso della parola bestia, in un certo qual modo vuol dire un essere senza coscienza, che agisce in modo del tutto istintivo, ma non è neanche proprio così. Bestia nel vostro senso, cioè per voi, nel vostro caso, è gente senza coscienza, ma che non è che agisce per istinto, agisce per meccanismi, meccanismi che avete voi stessi con il tempo alimentato, portato avanti, e che oggi non volete fare nulla per abbandonarli, anzi. Il vostro modo di agire vi si rivolterà contro, non fra molto, cioè non passerà molto tempo. Quel giorno non potrete dare la colpa a qualcun altro, perché non avrete nessun altro a cui dare la colpa. Quel giorno, semmai avrete ancora davanti uno specchio, qualcosa che possa riflettere la vostra ormai deforme immagine, è a quello che potrete dare la colpa, a voi stessi, a ciò che vedrete e che dovrete fare ammenda, dovrete prenderne atto. Siete voi gli autori del vostro stesso decadimento, della vostra fine, della fine di tutto. Ma non è detto che dalla fine di questa società così com'è non possa nascere qualcosa di buono. Più in basso di così non si potrà mai cadere. Questo è poco ma sicuro.